Cercando di fare del si è concluso il ciclo di degustazioni per la guida Vini Plus 2009. A cura dell'Associazione Italiana Sommelier della Lombardia, la guida dal 2005 raccoglie ogni anno i migliori vini regionali. Teatro delle degustazioni, il ristorante Pascoli di Cusago, in provincia di Milano. Una settantina di giudici tra sommelier e degustatori per 4 giorni diversi. Anche per questa edizione la macchina della guida Vini Plus è una macchina complessa, articolata, che pone molta attenzione sul garantire a tutti i vini le medesime condizioni di assaggio. Per questo tutti i vini vengono serviti dai sommelier preposti al servizio, coperte. Sicuramente, come si può notare dalla sala, i giudici sono invitati a lavorare in maniera individuale, per questo i tavoli a cui sono fatti accomodare vedono l'allestimento di separé. 172 cantine lombarde hanno inviato i vini prodotti per ottenere le rose Camune, simbolo della Lombardia e della valutazione ottenuta da rossi e bianchi. Si va dal discreto di una rosa all'eccellente con 4. L'idea è proprio quella di ampliare la gamma dei nostri fruitori, conoscitori del vino lombardo di qualità, coinvolgendo dei personaggi internazionali che si ritroveranno a degustare le eccellenze, proprio le 4 rose Camune della guida Vini Plus. I produttori partecipanti che hanno accettato l'invito hanno potuto assistere a tutto il processo che porta alla guida Vini Plus 2009. E posso constatare la serietà dell'esame che viene fatto del vino, anonimo, soprattutto anonimo, e abbiamo la certezza che il prodotto qualificato sia uscito da un esame molto serio. Sempre maggiore la professionalità delle degustazioni. Ed è soprattutto un gruppo formato da grandi appassionati che sono interessati veramente a comprendere e conoscere sempre di più la cultura del vino e tutto il lavoro che comunque sta dietro. Prossimo appuntamento, la giornata delle premiazioni Vini Plus 2009. L'anno scorso si tenne a Cremona. Per quest'anno ci saranno sorprese. Per dare appunto un giudizio finale nel momento delle premiazioni e del concorso che si terrà a marzo a Roma.